L'accordo raggiunto su un testo condiviso tra il presidente di Confindustria Boccia e i segretari generali di CGIL, CISL e UIL, ovvero Camusso, Furlan e Barbagallo, sul nuovo modello contrattuale relazioni industriali. Accordo che sarà firmato il 9 marzo. Al telefono con noi Anna Maria Furlan, segretario generale della CISL. Buongiorno, buongiorno segretario. Buongiorno e mi perdoni per averla svegliata questa mattina. No. Mi sento molto in colpa, però è importante averla al telefono con noi perché si parla di un momento storico quasi, no? Essenziale. Che cosa prevede questo accordo? Un rafforzamento della contrattazione. Questo era molto importante per il nostro paese, per rilanciare la produttività, per rafforzare i salari delle lavoratrici e dei lavoratori, ma anche per mettere al centro nel dibattito pubblico finalmente il tema del lavoro. Ci abbiamo lavorato tanto, un anno e mezzo di incontri, di capacità di sintesi tra le organizzazioni sindacali e Confindustria, ma il risultato è davvero molto buono e molto innovativo. Quindi mi sembra di leggere dalle sue parole piena soddisfazione. Una grande soddisfazione perché si risponde ai bisogni delle persone, del lavoro, e si risponde anche a quel bisogno di competitività sulla qualità del lavoro di cui il Paese ha estremamente bisogno. Quindi avete trovato anche sintonia con Confindustria, è importante sapere, no? Che chi difende i lavoratori, dall'altra parte chi dà lavoro ai lavoratori, ovvero gli industriali, trovino sintonia almeno sull'idea di lavoro e di diritto del lavoro. Guardi, al congresso della CISL noi abbiamo coniato, diciamo, il titolo che ha accompagnato tutte le fasi congressuali: per la persona e per il lavoro. E per la persona e per il lavoro è lo spirito di questo accordo, una capacità tra chi rappresenta interessi nel lavoro di mettersi assieme e creare le condizioni per rilanciare la centralità della dignità del lavoro nel nostro paese. Per rispondere anche a una domanda che è arrivata dai nostri ascoltatori, ma perché non avete firmato questa notte e si va al 9 marzo? Cosa deve succedere in questi giorni? Beh, questa notte abbiamo siglato come segretari generali e presidente di Confindustria la sintesi che abbiamo fatto. Dopodiché ognuno di noi porterà l'accordo al vaglio dei propri organismi. Quindi ci siamo presi qualche giorno per la firma ufficiale, quella formale, quella con conferenza stampa, dopo l'incontro dei nostri organismi. Che sono quei passaggi proprio di prassi, no? Da protocollo, perché si fa così. Ma vi temete? Beh, è partecipazione, certo. E democrazia questa. Però non temete delle brutte sorprese, no? Assolutamente no, ripeto, un lavoro di un anno e mezzo che ha accompagnato, direi, la nostra vita quotidiana. Credo che gli organismi di tutte e tre le organizzazioni sindacali sapranno ben valorizzare il lavoro fatto e i contenuti importanti dell'accordo. E poi è essenziale, l'abbiamo accennato prima ma ci torniamo sopra, che il testo parte proprio dalla conferma di due livelli di contrattazione, no? Che è quello nazionale ma poi quello aziendale, territoriale, ed è importante. Certamente. Certamente, questo è assolutamente importante, anche perché vede l'impresa, i lavoratori, le lavoratrici puntare sulla qualità del lavoro, sulla formazione dei lavoratori, sulla partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e tutto questo si fa ovviamente sull'azienda e sul territorio. L'azienda fa parte di una comunità, è quello che emerge dal nostro accordo. Grazie ad Anna Maria Furlan, segretario generale della CISL. Buona giornata Furlan, grazie ancora. Grazie a voi, buona giornata, grazie.